Donne, dururu, bentornate sull'Ora Psicologia e benvenute ad un nuovo video, un video dedicato a voi, alle donne, o meglio, alle donne psicologhe. Volevo fare qualcosa di speciale, un video speciale per questa data, in ricorrenza ovviamente della festa della donna, ma non avendo dietro di me l'ufficio marketing di Trenitalia, io non ho pensato di darvi a ognuno di voi una caramellina al limone. Però comunque volevo fare qualcosa di speciale. Un video particolare, qualcosa di interessante, ma anche che faccia riflettere. Anche perché, già come avevo detto in un video passato, in tantissime dirette, e quando parlo con voi sui social, ragazzi, la psicologia è donna, circa il 75% dei colleghi è fatto da donne. Quindi per festeggiare appunto la festa della donna e per rendere anche giustizia al grande bacino di colleghe che noi nella psicologia abbiamo, ho pensato di fare un video sulle psicologhe più influenti che hanno dato un contributo importantissimo alla psicologia. Ovviamente questa classifica non me la sono inventata e non l'ho tirata fuori dal cappello, ma una ricerca di Steven Hagblom e colleghi hanno stilato una classifica dei 100 psicologi più influenti nella storia della psicologia e anche se so che un video non va mai iniziato con delle polemiche così, secondo questa classifica sono solo 6 le psicologhe degne di farne parte. Psicologia formata dal 75% donne, 6% donne più influenti della psicologia. Volendo tralasciare quindi il motivo per cui solo 6 colleghe sono state, insomma, inserite in questa lista, perché già mi sono espresso abbastanza su questo argomento, andiamo a conoscerle. Iniziamo ovviamente dal fondo, e che ci crediate o no, la figlia dell'emerito zio della psicologia, Sigmund Freud, si colloca al 99° posto, penultima. Anna Freud, che ricordiamo per tante cose, ma specialmente per il suo contributo alla psicoanalisi infantile e allo studio dei meccanismi di difesa, non è stata aiutata dalla fama e quindi collocata al 99° posto. Strana situazione vedere Mary Hainsworth collocarsi al 97° posto, allieva di John Bowlby e grandissima esperta di psicologia dello sviluppo. Dobbiamo a lei il paradigma della strange situation, un metodo che ci ha permesso di vedere, studiare, analizzare il rapporto, la relazione madre-bambino e quindi analizzare meglio gli stili di attaccamento. Si sarà capita la battuta iniziale? Strana situazione, strana. Vabbè. Saliamo in questa classifica, sì, diciamo che saliamo su questa classifica, al numero 88 troviamo Margaret Washburn, un po' vecchiotta, considerando che è nata nel 1871. La Washburn fu una pioniera negli studi sul comportamento animale. Sarebbe stato, secondo me, scandaloso, scandaloso non metterla in questa lista, perché considerate che fu la prima donna ad ottenere un dottorato di ricerca, un PhD in psicologia. Al numero 74, a pari merito con Paul Mill, si colloca la dottoressa Eleanor Gibson, molto nota per aver collaborato all'Università di Yale con Clark Hull. A fine degli anni 60, se non vado errato 68-69, il suo libro Principles of Perceptual Learning and Development fu uno dei testi più influenti e più studiati sulla psicologia dello sviluppo. La sua teoria fornì un'alternativa alla teoria dell'apprendimento e, diciamo, all'approccio piagettiano. Nel 1992, anno importantissimo, anno di nascita di me, le fu assegnata la National Medal of Science. Al numero 70 troviamo Eleanor McBuy. Forse purtroppo anche meno nota, anche perché collaboratrice del, diciamo, più noto Skinner. Ha focalizzato la sua carriera sullo studio della psicologia evolutiva, ma anche delle differenze di genere. Siamo arrivati alla fine, quindi alla sesta collega, al numero 58, dove troviamo Elizabeth Loftus, psicologa statunitense, ha incentrato i suoi studi, le sue ricerche sulla memoria, ma sulla memoria solo degli esseri umani. Ha pubblicato qualcosina come 18 libri e 250 articoli scientifici. Ah, e nel tempo libero ha ricevuto qualcosa come 6 lauree honoris causa per il suo lavoro, una sciocchezza. Ed io, che ho superato l'esame di psicometria con 28 e statistica applicata alla psicologia con 30, niente, neanche una laurea honoris causa. Scusate, ma qua nessuno si è accorto che tra le altre big manca una certa Margaret Mahler? No, eh?